Bella a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, stiamo crescendo molto, abbiamo superato i 300 iscritti, quindi grazie veramente a tutti. In settimana sarebbe dovuto uscire un episodio di Miglioriamo il Calcio, ma uscirà nei prossimi giorni a causa di qualche problemino al PC. Oggi vi parlerò della quindicesima giornata di Serie A, vedremo i pronostici, ma prima analizzeremo ogni singola partita. Partiamo da Empoli-Cagliari, l'anticipo attenzione delle 15 di sabato alle 15, quindi attenzione a fare la formazione. Partita che non mi aspetto ci sia una valanga di gol, quindi magari un under 3,5 potrebbe uscire. Potrete schierare sia qualche attaccante, ad esempio Saponara e Maccarone da una parte e Sau dall'altra, ma anche i difensori magari potranno regalare qualche gioia da calcio da fermo. Mi aspetto magari un under 3,5 da questa partita. Milan-Atalanta. Milan-Atalanta, ad esempio, invece potrebbe essere una partita un po' più vivace. L'Atalanta, dopo la sconfitta con l'Udinese, non sarà facile da battere da parte del Milan. Il Milan vorrà riscattarsi dopo la sconfitta con la Roma. Quindi forse un gol potrebbe uscire in questa partita, un pareggio come risultato complessivo. Ma i pronostici li vedremo a fine video, ragazzi. Passiamo a Juve-Roma. Juve-Roma. Per quanto riguarda il fantacalcio, ragazzi, in teoria potrete schierare chiunque, ma è una partita tosta, sia dal punto di vista fisico e si spera comunque bella dal punto di vista della qualità. Mi aspetto buone cose da Alexandro e forse da Dybala e Cuadrado che dovranno entrare magari al secondo tempo. Dybala forse potrebbe anche giocare titolare, chissà. Come risultato non vi dico nulla, forse la Juve, essendo in casa, è abbastanza avvantaggiata. Sassuolo-Inter, partita difficile da pronosticare. Vedo bene sia De Frel contro magari la difesa non è solidissima dell'Inter, ma anche dall'altra parte Perisic, Candreva e forse Icardi potrebbe anche sbloccarsi anche lui. Chissà, vedremo come andrà a finire. Questo ovviamente è l'anticipo delle 12:30 di domenica. Chievo-Sampdoria invece è una partita un po' più bloccata. Potrebbe finire anche un pari un po' noiosetto, chissà. Forse Birsa e Meggiorini potrebbero essere più pericolosi da una parte, dall'altra forse Muriel. E se dovesse entrare anche Schick, che sta facendo bene in questo periodo. Poi Napoli-Torino, partita quasi impossibile da pronosticare, ragazzi, perché al Torino ancora brucia la sconfitta nel derby. Il Napoli è talmente in forma invece che è difficile pronosticare contro. Quindi potrebbe uscire sia un pareggio che una vittoria del Napoli, a mio parere. Calleon potrebbe andare in gol, visto che contro il Cagliari ha sprecato diverse occasioni, potrebbe rifarsi in questa partita. Occhio a Iago Falcao e Ljajic, insieme a Belotti, che potrebbero creare problemi alla difesa del Napoli, che senza Koulibaly potrebbe soffrire. Passiamo a Pescara-Bologna, partita molto, diciamo, non di primo piano, ecco. Forse potrebbe essere il Pescara leggermente in vantaggio per il fatto che gioca in casa. Ancora brucia un po' la sconfitta con il Crotone, quindi forse un 1x sarebbe il risultato probabile da questa, che potrebbe uscire da questa partita. Occhio sempre a Caprari, Destro e Krejci, e qualche difensore, ad esempio Zampano, potrebbe fare bene. Udinese Crotone, invece l'Udinese, come avevo detto nel video sulla Serie A, sta facendo davvero bene, si sta riprendendo, sia Fofana sta facendo vedere le sue qualità tecniche, Zapata e Terò si confermano attaccanti, diciamo, molto prolifici, ma dall'altra parte anche il Crotone sta trovando una buona forma, ha trovato i 3 punti contro il Pescara, quindi non è scontata la vittoria dell'Udinese, anche se la vedo un po' avvantaggiata. Genoa-Palermo. Il Genoa ha trovato la vittoria anche nel recupero contro la Fiorentina, che non era del tutto scontato. Ma il Palermo vorrà rifarsi dopo la sconfitta in casa contro il Chievo. Partita che mi ha sorpreso molto, mi aspettavo un Palermo, diciamo, più solido contro il Chievo. Chissà se darà fastidio a questo Genoa che in casa veramente non ne perde una, e quindi penso potrebbe essere favorito anche in questo match. Lazio-Fiorentina è
posticipo delle 20:45, così come Genoa-Palermo. Chissà se la Fiorentina si rifarà dopo la sconfitta appunto contro il Genoa, ma vedo molto favorita la Lazio, perché sta trovando una buona quadratura. Simone Inzaghi veramente fa giocare molto bene questa Lazio, e secondo me Immobile, Keita e Felipe Anderson potrebbero fare la differenza in questa partita. Vedremo se la Fiorentina, dopo gli esperimenti contro il Genoa, ritroverà la giusta quadratura e vediamo se potrà strappare qualche punto alla Lazio. Passiamo adesso alla schedina, o meglio ai pronostici singoli per tutte le partite. Ovviamente ragazzi, non vi consiglio di giocare questa schedina, al massimo potrete giocare con qualche errore. Ora vi mostro come si fa, perché alcuni mi hanno chiesto come si fa a giocare le schedine con errore, ora ve lo mostro. Allora, partiamo da Empoli-Cagliari. Ho messo una X perché sono due squadre che sono un po' altalenanti, giocano bene, poi una partita male, poi una partita bene. L'Empoli non ha raccolto granché punti, ma gioca in casa, quindi una X potrebbe uscire. Milan-Atalanta X perché penso l'Atalanta farà un partitone, potrebbe anche strappare una vittoria addirittura a San Siro, ma il Milan ha fatto vedere contro la Roma che non si trova lì in alto proprio per caso, eh. Quindi Juve-Roma ho messo l'1 solo per il fatto che si gioca allo stadio, ma altrimenti l'X sarebbe il risultato più scontato, ma la Juve veramente sta trovando la giusta forma. Sassuolo-Inter avevo messo la X sinceramente ragazzi, ma l'Inter ha qualcosa in più, soprattutto meno infortunati rispetto al Sassuolo che ormai è quasi decimato, quindi Sassuolo-Inter ho messo il 2 e potrebbe uscire. Chievo-Sampdoria la vedo una partita un po' più bloccata, forse 1-0-0 o 1-1-1 potrebbe uscire, quindi ho messo la X. Napoli-Torino X, avevo invece qui messo l'1 del Napoli. Poi ho visto un po' la difesa del Napoli, scusate, senza Koulibaly, quindi forse gli Aici, Iago Falco e Belotti qualche gol lo potrebbero trovare, la X potrebbe uscire. 4,25 tra l'altro è una quota altissima. Pescara-Bologna X, partita che vale come Chievo-Sampdoria, la vedo un po' più bloccata, forse un pari, diciamo che non aiuta la situazione di entrambe le squadre, ma alla fin fine un punto ciascuno potrebbe accontentare entrambe. Udinese-Crotone, l'1 dell'Udinese perché mi sembra davvero in forma, in casa con il nuovo stadio potrebbe ancora raccogliere tanti punti. Genoa-Palermo 1, il fortino del Marassi penso sarà diciamo una prova complicatissima per il Palermo, quindi potrebbe uscire la vittoria del Genoa. E Lazio-Fiorentina, qui era indeciso tra la X e l'1, ma ho messo l'1 della Lazio proprio per il fatto che la Fiorentina al momento sembra un po' allo sbando ogni tanto, cioè alterna buone prestazioni con altre decisamente da rivedere. La quota ovviamente qui è altissima, 24.000 euro, ovviamente non è quella. Non vi consiglio di giocare questa schedina, è praticamente pazzo, dovrebbero uscire questi 10 risultati, alcuni sono complicatissimi, tante X, è impossibile al massimo, come vi dicevo, basta mettere il sistema, se la giocate comunque in un centro scommesso dite al tizio lì alla cassa di giocarlo con qualche errore. E quindi ad esempio in questo modo con 8 su 10 sarebbe a meno 2, così a meno 1. E così mettete pure la vincita totale. Ovviamente vi consiglio di mettere un po' di più, a costo di 2 euro ad esempio potrete mettere 5-6 euro, quindi 10 centesimi ad esempio a colonna verrebbe 4,50, quindi a meno 2 una vincita minima di 85 ad esempio è di quasi 500 euro sbagliandone 2. E già così è più giocabile la schedina, ovvio che è sempre complicato prenderne già 8 su 10 visto i risultati che ho messo, però ragazzi ci si prova ogni tanto. Detto questo ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un like, ditemi nei commenti cosa ne pensate e anche se avete dei dubbi dal punto di vista fantacalcistico, perché magari vi posso consigliare qualche giocatore. E se non siete iscritti ovviamente iscrivetevi. Da Carmi Special è tutto, alla prossima, ciao.